La partita di domenica presentiamola partendo dalle caratteristiche dei nostri avversari, che sulla scia di una ottima stagione sono tornati a esprimere una pallacanestro di qualità, ad alti ritmi, con giocatori atletici destinati a diventare protagonisti in questo campionato, gerarchie già abbastanza chiare, ben definite, e quindi la partita sicuramente nasconde delle insidie dal punto di vista tecnico-tattico, però l'esperienza ci insegna che noi intanto siamo a combattere i nostri conflitti, nel senso che non siamo riusciti fino ad oggi ad esprimere quella qualità di gioco e quella continuità di rendimento che ci permettano di competere. Ma questo è il campionato di Serie A, voglio dire, è spietato non soltanto quando sono i grandi nomi come squadre come Milano o Bologna a giustificare lo sforzo che serve per competere, ma anche quando si parla di squadre non così blasonate, la qualità di pallacanestro è molto alta, allora non fossimo in grado di replicare a queste potenzialità che anche una squadra come Cremona nella metà campo offensiva ha, diventa difficile, perché ci sono tanti giocatori potenzialmente in grado di diventare protagonisti. Quindi niente, credo che stiamo procedendo nella nostra preparazione, consapevoli delle loro caratteristiche, del momento che stiamo vivendo e dell'estrema urgenza che c'è di conquistare vittorie che possano dare un senso agli sforzi che stiamo facendo ogni giorno per diventare una squadra migliore.